Abraham si sblocca, ma alla Roma basta, il Sassuolo fa 1-1. Un pareggio, rimpianti assortiti e la sensazione che sia giusto così. Sassuolo e Roma non vanno oltre un 1-1 santificato dalle reti del redivivo Abraham e Pinamonti. Ma se i giallorossi interrompono una striscia di 4 vittorie esterne di fila. I neroverdi che vengono da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite tirano un sospiro di sollievo. La squadra di Mourinho, comunque, anche stavolta dal punto di vista del gioco stenta, e parecchio. Il portoghese in avvio, bocciando i due centravanti Abraham e Belotti relegati entrambi a sorpresa in panchina, presenta una formazione inedita. Con Volpato che sta sulle zolle di Lopez alle spalle di Shomuro Dovezzaniolo. Confermando la poco assortita coppia Cristante-Matiche, in difesa, dando fiducia a Celik al posto di Karsdorp. Insieme alla solita Trimurti Mancini, Smalling, Ibanez. Dall'altra parte Dionisi punta sul consueto 4-3-3. Ancora orfano in avvio di Berardi e Traore, pur facendo registrare il ritorno di Laurenti dalla squalifica. Il primo tempo stenta a decollare perché i giallorossi si muovono poco senza palla e le ripartenze neroverdi, indirizzate maggiormente sulla sinistra, fanno fatica a trovare spazi utili. Così nei primi 21 minuti si registrano due tiri di Zaleuschi e Frattesi controllati dai portieri. Una conclusione di D'Andrea fuori di poco e un tiro di Zaniolo respinto da Consigli. Le squadre si allungano e al 23 e al 28 sono Volpato e Arruia a concludere senza inquadrare la porta. Dalla mezz'ora l'incontro decolla. Al minuto 32 potrebbe arrivare una prima svolta. Visto che Rui Patricio deve sbrogliare in area una soluzione delicata. La ripartenza che si genera porta Shomurodov solo davanti a Consigli. Ma l'Uzbeko gli tira addosso, in quella che è la migliore occasione della prima frazione. Il Sassuolo si scuote e due battute a rete fanno tremare i giallorossi, visto che al 34 D'Andrea impegna Rui Patricio in una parata di due tempi e un minuto dopo Laurenti conclude da posizione centrale sfiorando il palo. La Roma, però, continua a tenere il baricentro ancora alto e così al 36 tocca a Shomurodov impegnare in girata Consigli con un tiro fiacco. Ma un minuto più tardi è Frattesi, su angolo, a mandare di testa alto di poco. Il tempo si chiude con una ottima chance per Zaleuschi al 44 che, innescato da un cross di Celik, batte a volo in aria spedendo però alto. Sul finale, invece è Arrui che concretizza una ripartenza concludendo dal limite fra le braccia di Rui Patricio. Anche la ripresa comincia a scartamento ridotto, visto che nei primi 20 minuti si registrano solo un debole colpo di testa di Mancini bloccato da Consigli e due tiri fuori di Tolian e Zaleuschi. Al 21 Mourinho prova però a sparigliare, rilanciando Abraham al posto dell'inconsistente Shomurodov e Karsdorp per Celik. Aggiungendo anche El Shaarawy per Zaleuschi, accentuando la trazione anteriore. Dionisi replica inserendo Thorstvedt per Arrui e Traore per D'Andrea. Le squadre si allungano di nuovo e si creano spazi. Al 25 Pinamonti impegna Rui Patricio di testa, mentre al 30 è Bove, entrato al posto di Volpato nell'insolito ruolo di trequartista, a mandare alto di testa. Il Sassuolo risponde con l'ingresso di Obiang per Lopez. Nel rimescolamento delle carte arriva l'occasione più netta dei neroverdi, con Traore che, solo davanti al portiere, gli tira addosso. A quel punto Mourinho inserisce Belotti per Zaniolo e al 35 arriva la svolta. Mancini in proiezione offensiva crossa al centro dell'area dove il redivivo Abraham incorna di testa come nei giorni belli, e il vantaggio giallo-rosso. Sembra solo l'inizio del titoli di coda, ma al 40 il solito spunto di Laurenti innesca al centro dell'area Pinamonti, che per la prima volta batte Smalling e segna sotto misura. A quel punto Dionisi rilancia Berardi e Roberto per il finale, dove si registra un errore di Airoldi che al 48, per ammonire Mancini, non dà il vantaggio e ferma Pinamonti lanciato nella metà campo avversaria. La sensazione è che tutto possa succedere e così al 49 è Berardi ad impegnare Rui Patricio dal limite. E l'ultimo guizzo per un pareggio, che immalinconisce soprattutto una Roma niente affatto special.